Massimiliano La Torre è ricoverato da diverse ore in un ospedale di Milano per accertamenti in seguito alla grave ischemia che lo aveva colpito a fine agosto. Lo scrive un quotidiano pugliese. Tra l'altro il permesso delle fuciliere per curarsi in Italia scade il prossimo 13 gennaio. La compagna di La Torre si augura in una soluzione definitiva della vicenda ed intanto l'Italia è decisa più che mai a far rimanere La Torre in Italia, come aveva detto nei giorni scorsi lo stesso ministro della difesa Binotti. Papa Francesco si è congratulato con il ministro della salute Lorenzin per la guarigione del medico italiano in Sierra Leone e poi trasportato all'ospedale Spallanzani di Roma colpito dal virus Ebola e per la prova data dai tanti operatori che mettono a repentaglio la propria vita. Lo si apprende da fonti vicine al ministero della salute nel quale è stato messo in evidenza come il messaggio del pontefice sia un segno di positività e speranza per gioire per delle strutture di così professionalità, competenza e umanità. Il medico è tornato nella sua abitazione e nella conferenza stampa di venerdì ha fatto sapere che sicuramente tornerà in Sierra Leone. La Castellano Udas è la prima formazione a scendere in campo in questo 2015 con la trasferta di Scafati per la prima giornata del campionato di divisione nazionale C. I ragazzi guidati da Matteo Totaro cercano il riscatto dopo la partita dell'andata chiusa sconfitta di 2 soli punti, 7-1 a 73. Per Andrea Maggi, uno dei protagonisti di quella gara, ricorda bene la sfida e dice: Scafati ha un roster importante e collaudato e vengono da 2 sconfitte consecutive, cosa che non gioca a nostro favore perché siamo molto determinati a fare punti ed ad arrivare alle prime posizioni della classifica. La gara è in programma domenica alle 18 al Pallamangano. Tra le sfide da segnalare, la capolista Allianz San Severo gioca in casa contro Castellammare di Stabia, il Basket Sarno attende il Nardò, mentre la Juve Trani sarà ospite della Partenope Napoli.